Harriet Tubman è stata una donna importante nella storia americana, anche se, per lungo tempo, la sua vita è rimasta sconosciuta al grande pubblico. Oggi è ricordata soprattutto per il suo ruolo nella lotta contro la schiavitù e contro ogni pregiudizio di classe, razza e genere. La sua storia sembra uscita da un romanzo eroico e merita certamente di essere raccontata. Harriet Tubman nacque intorno al 1822 nella contea di Dorchester, nel Maryland. Il suo nome era Araminta Ross. I suoi genitori, Harriet Green, chiamata Rit, e Ben Ross, erano schiavi. Araminta, successivamente, adottò il nome Harriet in onore di sua madre e più tardi prese il cognome Tubman dopo aver sposato John Tubman, un uomo libero, nel 1844. Harriet subì le brutalità della schiavitù fin da giovane. A 5 anni fu mandata a lavorare come bambinaia e nel corso della sua vita fu sottoposta a lavori duri nei campi e a maltrattamenti. All'età di 12 anni si rifiutò di aiutare un sorvegliante a punire un altro schiavo e, quando questi cercò di scappare, il padrone gli lanciò contro un oggetto pesante che colpì accidentalmente Tubman alla testa, evento che le causò per tutta la vita dolori, convulsioni e visioni. Harriet, partendo dalla sua profonda fede cristiana, attribuì le visioni a un dono che Dio le aveva fatto per aiutare il suo popolo. Nel 1849, temendo di essere venduta e separata dalla sua famiglia, Tubman fuggì dalla piantagione. Chiese al marito di seguirla, ma lui rifiutò. In seguito l'uomo si sposò con un'altra donna. Utilizzando la rete dell'Underground Railroad, la ferrovia sotterranea, formata da un insieme di case sicure gestite da abolizionisti e simpatizzanti, Harriet riuscì a raggiungere la Pennsylvania, uno stato libero. Ma questo viaggio fu solo il primo di molti che avrebbe intrapreso. Dopo aver trovato la libertà, Tubman dedicò la sua vita a salvare altri schiavi. Famosa è questa sua frase: «Avevo superato il limite. Ero libera, ma nessuno mi accolse nella terra della libertà. Ero una straniera in una terra straniera, e la mia casa, dopo tutto, era giù in Maryland, perché mio padre, mia madre, i miei fratelli e le sorelle e gli amici erano lì, ma io ero libera e anche loro dovevano essere liberi». Tornò ripetutamente nel sud per guidare amici, parenti, ma anche persone sconosciute alla libertà. Si stima che Harriet abbia aiutato circa 70 schiavi a fuggire in circa 13 missioni, senza mai perderne neppure uno. Harriet divenne nota come Moses. Come Mosè, anche lei guidava il suo popolo alla libertà. Utilizzava metodi ingegnosi per evitare la cattura, come viaggiare di notte, un paio di spiritual per comunicare in codice, Go Down Moses e Bound for the Promised Land. In questo modo comunicava il cambiamento frequente dei percorsi. Durante la guerra civile americana lavorò per l'esercito dell'Unione come cuoca, infermiera, spia e guida. Collaborò con il colonnello James Montgomery in una delle missioni più famose, il raid del fiume Combahee nel 1863, durante il quale furono liberati oltre 700 schiavi. Dopo la guerra, Harriet si stabilì a Auburn, nello stato di New York, dove visse il resto della sua vita. Continuò a lavorare per i diritti civili, sostenendo il suffragio femminile, i diritti dei disabili e fondando una casa per anziani afroamericani indigenti. Nonostante il suo enorme contributo, Tubman visse in condizioni economiche difficili per gran parte della sua vita. Solo verso la fine della sua vita ricevette una pensione di $20 al mese dal governo per il suo servizio durante la guerra. Harriet Tubman morì il 10 marzo 1913 ad Auburn. Non vide realizzato il suo sogno del voto alle donne. Il suffragio universale fu introdotto negli Stati Uniti nel 1920, 7 anni dopo la sua morte. La sua vita è celebrata come esempio di coraggio e dedizione alla giustizia. Nel corso degli anni, Harriet è stata onorata in vari modi, tra cui l'istituzione di musei, monumenti
e l'intenzione di includere il suo ritratto sulla banconota da 20 dollari degli Stati Uniti. L'impatto di Harriet Tubman va oltre le sue straordinarie azioni individuali. È diventata un simbolo della lotta per la libertà e i diritti umani, ispirando generazioni di attivisti e leader. La sua storia continua a essere una potente testimonianza della capacità umana di resistere all'oppressione e di lottare per la giustizia. Concludiamo questo video con la sua frase più famosa, che ben aiuta a comprendere il coraggio e la determinazione di questa straordinaria donna. C'era una di queste due cose di cui avevo il diritto, libertà o morte. Se non potevo averne una, avrei avuto l'altra, perché nessun uomo mi avrebbe presa viva.